Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con l'inizio di una nuova collezione. Oggi scopriamo le cronache del Cavaliere Oscuro. Ebbene, eccoci qui, come sempre, di questa uscita. Io vi avevo già avvisato sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto. Andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Molto importante se non vi volete perdere questi primi numeri, che come sapete vanno sempre a ruba. Quindi io vi avviso, mi raccomando, seguitemi. Oggi, come detto, scopriamo questa nuova collezione. Io l'aspettavo da tantissimo, perché possedevo già tanti fumetti di Batman singoli, tutti diversi uno dall'altro. Che succede però? Quando ho saputo che Hachette voleva fare quest'opera con tutti i Batman più famosi, tutte le storie più famose, mi sono detto: sai che c'è? Mi do via i fumetti singoli e prenderò questa qua tutta intera, che peraltro ragazzi ha una costolina meravigliosa, ve la faccio vedere, è veramente spettacolare, e quindi ho intenzione di fare tutta quanta la collezione. Ovviamente non ve la mostrerò ragazzi tutta quanta. Io ad esempio sto facendo anche quella della Marvel, non vi dico bugie, vi lascio anche questa fotografia, la sto proseguendo, quindi la porterò avanti, ma ovviamente non vi farò vedere tutti quanti gli episodi. Comunque ragazzi, come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del Cavaliere Oscuro, dove potete trovare tutti quanti i video su questo personaggio che, come ormai vi ho raccontato spesso, è il mio supereroe preferito. Allora, diamo uno sguardo al cartonato. Abbiamo la scritta Batman, le cronache del Cavaliere Oscuro, scopre la raccolta delle migliori storie dell'eroe di Gotham. La prima uscita costa soltanto 1,99€ ed è appunto il ritorno del Cavaliere Oscuro. Storia di Frank Miller, insomma ragazzi, tanta roba. Ho visto che i primi numeri saranno tutti veramente stupendi. Allora, andiamo a leggere un pochino tutte le più grandi storie a fumetti del Cavaliere Oscuro in un'unica, imperdibile collezione. Scopri le storie più famose e fondamentali che hanno creato la leggenda del Cavaliere Oscuro grazie alla raccolta Batman, le cronache del Cavaliere Oscuro. Dalle origini ai racconti più moderni, inizia un viaggio indimenticabile per i vicoli di Gotham assieme al suo crociato incappucciato e approfondisci le storie grazie a un ricco compartimento di materiali extra. Edizione speciale con copertina cartonata, questa è esattamente come quella della Marvel. La seconda uscita ragazzi sarà la Corte dei Gufi. Guardate che spettacolo questo disegno. E andiamo a vedere le informazioni. Allora, la collana è composta da 60 uscite, quindi insomma rispetto alla Marvel che sono 100 sono un bel po' di meno. Il prezzo della prima uscita sarà 1,99€, il prezzo seconda uscita 6,99€, le successive in poi 13,99€. Questo peraltro è anche la costolina che vi ho mostrato proprio poco fa. Allora, io direi di andare ad aprire il cellophane, stando attentissimo a non rovinare il fumetto, perché giustamente non è che possiamo rovinarlo subito subito con un bel taglio. Come detto, questa prima uscita ragazzi soltanto 1,99€, secondo me vale già la pena, quindi se volete provare, magari non conoscete, non avete mai letto un fumetto di Batman, sicuramente 1,99€ ragazzi, prendetela e iniziate a leggere, così insomma potrete capire se piace anche a voi. Secondo me è il migliore in assoluto, personaggio bello sotto tutti i punti di vista, anche il suo mondo, i suoi nemici, secondo me sono i migliori. Allora, qui abbiamo l'offerta speciale in abbonamento. Ci dice che riceverete a casa vostra con il primo numero gratis la seconda uscita, quindi 13,99€ anziché 20,98€. Poi secondo invio, l'uscita numero 4 e 5 con l'uscita numero 6 gratis. Peraltro ragazzi, guardate, tre Joker, The Killing Joke e Io sono Gotham, tre fumetti, uno più bello dell'altro. Poi questi sono i premi con l'abbonamento, quindi avrete la spilla della DC, il notebook di Batman, i fermalibri 3D e la tazza abbastanza classica. In più mi ricordo che se paghi con PayPal riceverete anche la maglietta di taglia L, ma ricordo che c'era, eccola qua, anche l'offerta premium, quindi aggiungendo 1,50€ in più a partire dall'uscita numero 4 riceverete l'esclusiva statua di Batman di George Jimenez in edizione limitata numerata. Allora, non è brutta, però sinceramente ragazzi neanche fantastica, vi dico la verità, questa statua non attira molto la mia voglia da collezionista.
e quindi io continuerò a farlo semplicemente in edicola. Poi qua ci dice di prenotare le prossime uscite, vabbè, la mia copia in edicola, ok. E qui abbiamo, credo, il piano dell'opera, esplora l'universo di Batman in un'imperdibile collezione. Magari qua c'è anche un bel poster, assolutamente sì, con tutti i vari Batman. Guardate che spettacolo, anche il Batman che ride, guardate quanti ce ne sono, insomma, da tutti i tempi. Guardate addirittura quello delle serie TV anni 60 fino ai più moderni. Peraltro qua c'è anche quello dell'Animated Series, che a me piace tantissimo. Insomma, devo dirvi, questo è un bellissimo poster. Ovviamente qua ci ricorda della collezione, l'abbonamento. Vediamo cosa c'è qui. Vi faccio vedere i primi numeri, che come detto sono veramente uno spettacolo. Va bene, allora diamo una piccolissima e anche rapida sfogliata al fumetto. Allora, la costolina ovviamente non si può vedere ancora, è troppo poco. Però diamo uno sguardo all'interno. Vi voglio far vedere la qualità del fumetto. Eccolo qui. Sicuramente la stampa è buona, anche la carta, la sensazione che dà al tatto è sicuramente ottima. Vedete, qui siamo un fumetto ovviamente di qualche anno fa, però come detto ragazzi, qua 1,99 euro vale veramente la pena iniziare a capire che cos'è Batman e cosa sono i fumetti di Batman. Peraltro, guardate un po', abbiamo anche la presenza di Superman. E vabbè ragazzi, dunque, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bellissimo come il Cavaliere Oscuro. Mi raccomando, fatemi sapere se l'avete presa anche voi, se vi ho messo curiosità e quindi andrete a cercare questo primo numero, tutto quello che volete, sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con i prossimi episodi. Come detto, non vi porterò ancora Batman, ma dobbiamo scoprire nei prossimi giorni un sacco di nuove uscite in edicola. Restate sempre super sintonizzati. Qui da Visio e da Batman, le cronache del Cavaliere Oscuro, è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!